Tornati ragazzi, secondo capitolo in questa storia appunto su Pokémon Diamante Lucente. Abbiamo appena catturato Bidoff e partiamo da Sabbia Fine, percorso 202. Vediamo un po', adesso cosa ci dice. Vabbè, dobbiamo per forza vedere come si cattura un Pokémon. Ovviamente, click compare Bidoff. Lei ha Chimchar. Vabbè, insomma, è una parte noiosa. Possiamo chiudere il punto delle Pokéball. E finalmente la Lotto se ne va, perché veramente diventa un po' rompiscatole. Allora, vediamo che Pokémon ci avete, se un altro Bidoff. Avrei preferito qualcun altro, sempre un altro Bidoff, ma magari, ecco, possiamo allenare un pochettino Piplup, quindi saltiamo anche sta parte. Una volta superata quest'erba, beh, ragazzi, a questo punto arriverà la prima lotta, però vorrei provare a fare lottare Bidoff, così, vediamo quello che riesce a fare. Avremo appunto questo marmocchio. Mi piace molto come hanno deciso di fare, diciamo, dove ci sono le sfere dei Pokémon. Mi piace molto come apertura di lotta. Anche i luoghi di lotta che, diciamo, cambiano e variano in base al percorso è davvero molto molto bello. Stare a livello 5, insomma, un pochettino complicata la cosa, eh. Qualcosa li togliamo, però sicuramente lui ci ammazzerà al prossimo. Miracolosamente resistiamo di uno. Abbiamo modo di togliere qualcosa di energia, ma adesso appunto Starly ci metterà K.O. No, perché usa Ruggito, quindi ci mette modo di togliere teoricamente ancora qualcosa. Meglio che niente. Finché possiamo toglierle, beh, volentieri, eh. La situazione si fa un pochettino difficile, perché comunque l'attacco di Bidoff toglie sempre meno. Quindi difficile. Adesso facciamoci, meno male che finalmente è stata la situazione. E adesso è il turno appunto di Piplup. Piena, ma con pistolacqua dovremmo sconfiggerlo. Infatti così è, quindi Starly è capo. Pokémon che tra l'altro dovremmo comunque catturare, livello 7 per Piplup. E normale, è stato battuto. Guarda un attimo, ci trovo a resettare il Pokémon, soprattutto perché c'è solo Piplup. E mi guarda ancora davvero tantissimo la location del centro Pokémon e anche il modo in cui vengono curati i Pokémon. La realisticità è sempre sempre più ampia, davvero. Finalmente incontriamo un Pokémon diverso da Bidoff. Abbiamo Cricketok, Pokémon che giocherà a cricket. Ancora un colpo e poi cercheremo di catturarlo. È calato davvero tanto l'attacco. Proviamo con la Pokéball a catturarlo. Ne abbiamo più di 10 sfere. Vediamo se basta per catturare. No, niente da fare, il primo è andato a vuoto, devo usare Ruggito, ma ci converrà cambiare Pokémon appunto per cercare di catturarlo. Resiste per poco Cricketot,
E allora, 24 Pokéball credo che siano più che sufficienti per catturarlo. Soprattutto a poca energia adesso. Se non entra adesso davvero. Ok, terzo Pokémon. Abbiamo preso anche Cricketot. Io voglio combattere tutto. Bidossal a livello 4, appunto. E appunto i dati di Cricketot vengono messi nel Pokédex tipo Coleottero. Avanziamo e sfidiamo anche questa allenatrice. Viridiana Teenager. Ma in campo chi? L'incubo di questi primi video Bidoff e contro Bidoff. Peccato che lei ce l'avrà un po' più forte. No, ce l'ho più forte io. E allora, quale Bidoff attacca? Il mio. Usazione anche lui. Beh, se per questo avevo già perso 3 di energia. Vediamo se riesco a batterlo. E già metà energia. Usa Ruggito. Qual è il problema di Ruggito? Il problema di Ruggito è che credo che sia migliorata questa cosa perché davvero diminuisce di parecchio l'attacco con Ruggito. È brutto colpo, però bene così perché praticamente abbiamo la vittoria in pugno. Eccolo lì. Bidoff non ha più energie, quindi riceveremo punti esperienza. Ancora Bidoff. Proviamo ad andare in campo, vediamo finché regge il ragazzo. Bidoff attacca il mio. Ok, ecco che inizia a usare Ruggito, tanto per cambiare azione. Toglie qualcosa meno, adesso usa azione anche lui, quindi va a 9, quindi dovrà resistere per altri due attacchi. Beh, io senza dubbio con questo brutto colpo lo andrò a mettere KO anche se ho usato Ruggito e Bido farà appunto modo di poter avvicinarsi a livello 5 o magari salire. Livello 5, livello 8 per Piplup. Un paralizio scudo ma non serve a nulla ovviamente, Piplup livello 8. E abbiamo sconfitto anche Gardiana Teenager. Vinciamo ovviamente dei soldini che magari ci verranno utili poi, e qui è purtroppo inevitabile. Ok, altro marmocchio da affrontare. Ovviamente è una cosa che perlomeno dà un attimino più di vivacità al video. Shinx. Ovviamente non è già messo molto bene energia. Prepotenza di Shinx fa diminuire l'attacco di Bidoff. Vediamo un po'. Shinx azione. Toglie 4. Bidoff azione. Qualcosa fa. Finché sopravvive lo teniamo in campo Bidoff. Il prossimo attacco andrà KO. Esatto. Beh, qualcosa gli ha tolto perlomeno. Usa Fulmi Sguardo che cala la difesa. Bene così perché ci permette di attaccare almeno ancora una volta. Ok, e già energia non ce n'è per Shinx con Tuono Shock. Ecco, questo sarà un problema per Piplup. Sto pensando perché avendo anche Pokémon Coleottero, soprattutto con 2 di energia, sono obbligato a mettere Piplup. E non bisogna prendere Tuono Shock perché è davvero un attacco che toglie tanto. Quindi Pistolacqua. Fortunatamente attacchiamo prima noi e metterlo KO è molto molto importante perché come ho detto Tuono Shock toglierebbe tanto a Piplup in quanto Pokémon di tipo acqua. Ok, solo Piplup e Cricketot ricevono esperienza, Cricketot sarà livello 5 e io ho sconfitto anche quest'altro marmocchio che si dispera come al solito, altri 380 soldi. E siamo arrivati appunto a Giubilopoli, la terza città.
Bene ragazzi, per questo video è tutto, finisce qui la seconda parte di Pokémon Diamante Lucente, noi ci vediamo alla terza, ciao a tutti!